Bravo, Sam. Ti sei spinto fin dove è arrivata la Bridges 1. Non siamo mai andati più a ovest. È un miracolo aver tenuto in piedi quel centro logistico. Comunque sei quasi a Edgewood City, la destinazione finale. Troverai Amelie ad aspettarti. Sorridi, Sam. Manca solo un nodo. Dovrai usare quel cubito un'ultima volta. Ma ti servirà un altro componente per finire il lavoro. A ogni modo, la rete su scala nazionale vi riporterà a casa. Tieni solo presente che, collegando Edgewood City, probabilmente rivelerai la posizione di Amelie a Higgs. Devi raggiungerla prima che lo faccia lui. Vai nella stanza privata e prepara l'attrezzatura. Quando sarai pronto ti daremo ciò che serve. Ricorda di non lasciare il centro logistico senza prendere l'ordine. Sam, ci sei? Amelie. Mi senti? Sam. Sono qui, Amelie. La rete è quasi completa. Manca solamente un nodo. E poi l'America sarà riunificata. Ti ho mai detto il mio vero nome? Volevo farlo. È Amerigo, come Amerigo Vespucci, l'uomo che ha scoperto il continente. Credevo che fosse Colombo. Ma Amerigo era un impostore. Ha mentito. L'America è un inganno. Amerigo. Sono sulla spiaggia, Sir. La nostra spiaggia. Quella dove sono nata. Higgs non mi troverà mai qui. Lui non può. Non ti preoccupare. Porta l'ultimo cupi da Edgewood City e concludi il nostro lavoro. Poi ci vedremo nella tua stanza al centro logistico. C'è una cosa che devi sapere, Sam. Ti ho nascosto delle cose. Porto una maschera da tanto tempo. Tutto ciò che Higgs ha detto di me è vero. Potrei annientare tutto, noi, l'umanità. L'estinzione, ecco che cosa sono, Sam. Di che diavolo stai parlando? Ma non è quello che voglio essere. Quello che voglio per te, per me e per tutti gli altri in questo mondo è essere uniti. Sam. Promettimi che mi fermerai. Non lasciare che vi annienti. Io ti aspetterò sulla spiaggia. Amelie. Amelie. In previsione di attacchi terroristici, l'abbiamo tenuta noi. È rimasta a prendere polvere in quel centro logistico, fino ad ora. Prendila al terminale e portala a Edgewood City. Fortunatamente, i sistemi automatici di quel centro logistico sembrano ancora operativi. Una volta inserita la chiave, dovrebbe subito interfacciarsi con la dorsale della rete.
Una raccomandazione, Sam. La chiave di attivazione della rete è unica. Se le succede qualcosa, non è possibile stamparne un'altra. Non ne esistono altre. È insostituibile. Perciò non perderla per nessun motivo al mondo. E magari cerca anche di non romperla. Hai capito, Sam? Se c'è una consegna da non mandare a puttane, beh, è proprio questa. Contiamo su di te. La rete virale ora copre te. La nostra nazione di nuovo unita. Rinata come città unite d'America. Se dei terroristi o chiunque altro provassero a colpirci ora, anche se riuscissero a distruggere un nodo, la rete resisterebbe. Tutto passa dalla spiaggia ora, e la spiaggia ci terrà uniti. Ma non possiamo fermarci. C'è un altro lavoro che ti aspetta, Sam. A una nuova nazione serve un nuovo leader. E c'è solo una donna che possa succedere a Bridget Strand. Una donna destinata fin dalla nascita a questa eredità. Amelie è là fuori e ha bisogno del tuo aiuto. Riportala a casa, Sam. E controlla che non ci sia X. Lui potrebbe averla già rintracciata. Ora che Edge Not City è collegata, dovrebbe essere pronta a raggiungere la tua stanza privata. Quindi vai là dentro e aspetta. Sei venuto a prendermi. Sapevo che l'avresti fatto. Sam, sono io. Amelie. Io sono l'entità istintiva. Densità chirale in rapido aumento. Contatto imminente. Prepararsi rapidamente al combattimento.
serviva, Sam. Una rete chirale completa che copre tutta l'America e collega tutti quei piccoli nodi preziosi. E ora ho tutto il mondo nel palmo della mano. Abbiamo avuto 5 estinzioni di massa, tutte causate da un'entità estintiva. E ora è il momento della sesta. E non sto parlando della morte di qualche decina di specie, no. Questa è la madre di tutte le estinzioni. L'antimateria delle CA annienterà la vita sulla Terra, disposto a renderci di nuovo uniti. Che ne dici? Andiamo! Ecco chi metterà fine a tutto. Amelie. Sam. La grande opera è quasi completa. Ogni nodo è collegato. Presto, io fonderò i nodi e tutte le spiagge dell'umanità in un'unica spiaggia. E poi verrà un'estinzione senza precedenti, più devastante di qualsiasi altra. L'ultima. Questo è il mio scopo. Che diavolo ti ha fatto? Il Last Stranding. La mia ragione di vita. Il primo. Non è stato altro che un preludio. Gli incubi che ci tormentano e le visioni di un futuro ineluttabile ti sembrano familiari? Buon fattutissimo Doomsday, Sam! Vaffanculo! Sam. Non lo capisci? Puoi affrettarlo o rallentarlo, ma non fermare ciò che abbiamo iniziato. Anche se mi battessi, non potresti salvarla. Perché tutto questo è ormai deciso. Prova a prendermi. Mm-hmm.
cominciamo a giocare. Sta bene. L'estinzione è sospesa per ora. Lasciala andare! È tutto questo per un rimorso. Ma che spara. Beh, riprenderemo quando finirai di morire. X! Ci vedremo alla spiaggia per il gran finale. Higgs vuole collegare i nodi della tua rete con la spiaggia di Amy. Ora è chiaro dove si sono diretti. E come ci arriviamo? Io non posso. Ma tra te e Amy c'è una forte connessione. Sei stato tante volte alla sua spiaggia, vero?
Puoi fare tu il salto. Allora lo farai per me? Cercherò di prenderlo vivo. Promettilo. Devo essere io a finire X. Bene. Allora ti aiuterò ad arrivare laggiù. Io non posso inviare due persone. Ma verrò subito dopo di te. Hai detto tu che non puoi andare da lei. Infatti. Ma posso venire da te. Grazie alla forza del legame che ci unisce. E poi? Il Misanga mi condurrà da te. Tutto qui quello che porti? Sì, non mi servono armi. E non voglio portare neanche lui. Ehi, Fragile. Sì? Hai qualcosa da mangiare? Oh. Ti ho contagiato, eh? Sam, fa attenzione. Se le cose si mettono male, occupati di lui, ok? Se vuoi che funzioni, devo per forza toccarti. Chiudi gli occhi. Ora immagina Amelie e la sua spiaggia. Vero? Tu le vuoi bene. Ora ci siamo. Amelie? Sam, che ci fai qui? Pronto a farla finita. Prima della fine di tutto quanto. Cosa li vuoi fare? Farò quello che devo. Terrò al sicuro l'entità estintiva finché l'umanità non sarà spazzata via. Niente fermerà la sesta estinzione. Qualsiasi cosa tu, io o chiunque altro faccia all'umanità, resta qualche centinaio di migliaia di anni, punto. Perché allora non tagliamo corto e accettiamo il destino? Come le creature che ci hanno preceduto. Lo sappiamo cosa ci aspetta. Perché mai rimandare l'inevitabile? Abbiamo le Dooms, lei. Siamo tutti legati qui per una ragione. Perché tutti abbiamo un ruolo nel Death Stranding. E questo posto, questa cazzo di spiaggia. Non c'è riemersione qui, no.
Uno di noi muore, fine. E se ne va all'aldilà. Non male, no? Il fortunato che perde pone fine a questa infinita rottura di palle una volta per tutte. Perciò, niente CIA, niente voraggi, niente puttanate. Solo un bel combattimento vecchio stile. Bastone contro corda, fucile contro filo. Un'altra fine prima della fine. Un ultimo game over. Merda! Non mi serve quest'arma, Sam. Posso vincere. Posso vincere! Ah! Puoi fermare questa cosa. Nessuno. Noi abbiamo le Dooms, Sam. C'è solo un modo in cui questa cosa può finire. Vatti avanti! Perché? Io... Fanculo! Thank you.
danni. Devo stare dietro a tutti. Fa star male. Il contatto fisico, mister Sindrome Aptofobica. Beh, congratulazioni. Hai vinto la partita. Peccato che tu non abbia fermato un cazzo. Su, facciamola finita, dai. Fragile. Vedo che ti sono rimasta impressa. Sono fragile, ma non sono così fragile. Stavolta sarai tu ad andare in pezzi. Dici davvero? Quello che ci lega è molto più forte di quanto tu creda. Dammi il potere, cazzo! Oh, che ti succede? Sei già a pezzi. Vaffanculo. Io sono Higgs. Sono la particella di Dio che permea l'intera esistenza. E chi sei tu? Tesoro, non sei altro che merce avariata. Tu sei merce avariata. Ecco come avevo promesso. Grazie. Ho portato una metafora. Prendila tu. Racconta a quei fissati con le consegne come ci si sente a portare una maschera. No. Tienila tu.
Sarà meglio che lo racconti tu stessa. Un'ultima cosa. Il tuo BB. Sono riuscita a portarlo facendolo passare come attrezzatura. Ti dispiace? Odio fare la babysitter. Dove vuoi che ti spedisca? A est? Non gli serve il tuo aiuto. Lui ha la rete chirale. E ha anche me. Torneremo a est insieme. Beato lui. Ti ringraziamo per tutto ciò che hai fatto, davvero. Ma siamo a posto. E poi avranno bisogno di te alla Fragile Express. Già. Chi meglio di me sa raccogliere i pezzi e rimetterli insieme? Non si può pretendere niente di meno della perfezione. Fragile. Siamo pari, niente debiti. Non c'è altro da dire. Addio, Sam. Avanti. Andiamo, c'è ancora molto da fare. Tu credi ancora in me? Anche senza Higgs sono una bomba a orologeria. Posso far finire tutto in un lampo. Ma quello che voglio, quello che ho sempre voluto, è far parte di tutto questo. Essere tutti uniti. Che c'è? Dimmi la verità. Tutto questo lo fai per te o per Bridget? Per il nostro paese. Il nostro futuro è la verità. C'è una cosa che ti devo dire, Sam. Quando ti trovavi a est, sono fuggita e sono venuta a trovarti. Ah sì? Hai mentito? Porca puttana. Hai idea di quanto mi sia costato venire qui? Tu non saresti mai venuto altrimenti. A te non importava niente dell'America o della Bridges. Ma noi sapevamo a cosa tu tenevi davvero. Qualcosa per cui avresti attraversato il continente. Una ragione per costruire le UCA. Dai Hartman ha avuto l'idea. Bravo. Così io sono Mario e tu la principessa Peach. Hai ragione. Non me ne fregava un cazzo di questo paese. Non ho legami con niente e nessuno a parte te. Mi dispiace, Sam. Ma alla fine è andato tutto bene. Almeno un problema è risolto. Lo so che hai altre domande, ma puoi riservarle per dopo. Certo. Torniamo a casa. Come facciamo? Noi saltiamo come Fragile? No. La spiaggia arriva fino a casa. Corriamo. Insieme. Corriamo. Sì. Come Mario e la principessa Peach. Thank you.
Aspetta qui, d'accordo? Presidente Bridget Strand, finalmente mi hai invitato alla spiaggia. Te la ricordi questa? È la stessa pistola. E ora intendo usarla per rimediare al passato. Tu avresti dovuto riunificare il mondo e non mandarlo a puttane. D'accordo. Facciamola finita. Non c'è espiazione. Non per noi. Sei davvero tu, Joe? Joe? Sì. Sono io. Joe. John. Lo ricordi? Mi dispiace. Mi dispiace tanto! Lo cerchi nel posto sbagliato. Baby! Thank you.
scusa, non volevo spaventarti. Dove mi trovo? A est della pozza di Catrame, nella tua stanza. Ringrazia Amelis se sei in salvo. Lei dov'è? Non lo sappiamo. Non è ritornata a est? No, ma dopo averti visto così ha contattato il QG e ha lasciato un messaggio. Cosa diceva? Voglio finire quello che Bridget ha iniziato. Nient'altro, e poi è sparita. Bridget, io l'ho vista sulla spiaggia. Sam, per favore, tu stesso hai bruciato il corpo, ricordi? Non può essere rimasta sulla spiaggia, è impossibile, neanche sulla spiaggia di sua figlia. Controlla i registri, ce li avete, giusto? Mi dispiace, non è rimasta traccia. L'unica traccia che rimane è quella nella tua testa. Ti ricordi qualcos'altro? C'era anche quel tizio, Cliff, a Die Hardman in ostaggio. Il direttore? Allora a questo ci credi? Beh, questo spiegherebbe come mai non si fa vivo da un bel po' di tempo. Ho sempre sospettato di lui. Ma adesso sto cominciando a farmi un'idea diversa della situazione. C'era qualcosa che non mi quadrava, capisci? Abbiamo sempre agito dando per scontato che Higgs controllasse Cliff. Ma questa ipotesi non è corretta. Perché Higgs non c'è più e Cliff rappresenta ancora un problema. Credi che Cliff sia la mente di tutto? Sì. Forse è lui che tiene Amelie e il direttore in ostaggio sulla spiaggia. Allora è lì che andrò. Ehi, un momento. Dov'è Fragile? È al sicuro qui con noi. Ma finché tu rimarrai laggiù, lei non sarà in grado di mandarti sulla spiaggia. Cosa? Devi capire una cosa, Sam. Mentre eri svenuto, la situazione è cambiata, è parecchio. Ti spiegheremo tutto, te lo prometto. Ma prima devi riposarti, d'accordo? Ma che riposarmi? Torno su quella spiaggia. Quindi neanche lui ha bisogno di riposare, secondo te? Sam, tu ci hai aiutato a estendere la rete. Hai affrontato Higgs, il nemico numero uno delle UCA. Non saremmo arrivati a questo punto senza di te. Ma c'è ancora un'altra cosa da fare. Noi dobbiamo nominare un nuovo presidente e instaurare un governo operativo. Solo così l'America sarà di nuovo unita. Risparmiati queste stronzate per chi ci crede. Io ho fatto la mia parte. Fanculo l'America. Abbiamo problemi più gravi. Ti capisco, Sam. Il governo è l'ultimo dei nostri pensieri, ora come ora. Cliff ha rapito Amelie e quindi potrebbe esserci ben poco da governare nel prossimo futuro. Semmai ci sarà un futuro. E perché ce ne stiamo qui con le mani in mano? Non mi importa che cos'è. Andiamola a riprendere. Hai ragione. Se salviamo Amelie, eviteremo anche la sesta estinzione come conseguenza. Ma niente sarà possibile finché tu non farai prima ritorno a Est. Non saremo noi a ordinarti di farlo, ovviamente. Ma credimi se te lo dico, non c'è nessuna alternativa. Sam, manchi solo tu qua giù. Fragile ci ha riportati al quartier generale. Ti senti bene? Oh, mai stata meglio. Trasportare così tante persone in così poco tempo è una novità. Mamma? No, Lochne. Sì, ci sono anch'io. Ho pensato di dare una mano. Noi ti stiamo aspettando, Sam. Non ci penso proprio a rifare tutta quella strada fino alla... Dai, Fragile. Sono pronto. Non posso, Sam. Non solo perché sono a pezzi. Non è più sicuro spostare persone passando dalle spiagge. I picchi finali sono diventati più frequenti. Forse perché abbiamo esteso la rete a tutta la nazione ormai. Ci sono troppe spiagge nello stesso luogo. I cavi si intrecciano e così via. Puoi vederne anche tu gli effetti sulla stessa rete. Per come stanno le cose, è troppo rischioso saltare da una spiaggia. E se raggiungessi una spiaggia, non si può sapere dove finirei dall'altra parte. E potrei rimanere bloccata laggiù,
Perciò non posso neanche venire da te. Ma se io arrivassi all'entrata della spiaggia, potrei riuscire a portarti laggiù. Le spiagge in fondo sono sempre dove erano. Posso confermarlo di persona. Quindi sì. Credo che dovrai rifare tutta la strada fino a qua. Una volta arrivato, ti prometto che ti porto da Amelie, subito alla sua spiaggia. Tra voi due esiste davvero una connessione speciale. Il tuo acchiappasogni, il suo kipu. Non sono affatto dei ciondoli. Sono totem, unici e insostituibili. Oggetti che incarnano i ricordi comuni. Le facce di una moneta. Il costo d'ingresso per entrare alla sua spiaggia. Gli acchiappasogni sono una tradizione dei nativi americani, della tribù Ojibwe, per la precisione. Si diceva che respingessero gli incubi e alterassero i sogni. Se le Dunes sono un dono che Amelie ci ha fatto, il suo sogno per un futuro, allora forse il tuo totem è un invito a cambiarlo. Una sfida a scovare la speranza in mezzo a tanta disperazione. In attesa che tu ritorni, cercherò sulla spiaggia Amelie e il direttore. Dubito che i miei legami con loro siano forti, ma provarci è sempre meglio che non fare niente. E io cercherò nei registri per trovare qualcosa su quei tre. Magari esiste un collegamento tra loro. Ti aspettiamo, Sam. Ritornare a casa è più facile, sai? Torna presto a Est, conosci già la strada. E quando arriverai... Oh... Oh. Chi prima arriva? Allora, devi uscire di là e poi andare sempre a est, verso Lake North City. Non hai carichi da consegnare stavolta. O meglio, il carico sei tu. Questa è la missione. Che schifo. Un vero prodigio. Sarà il pipì ideale? Sì, altrimenti sarà... un sacrificio. Un pilastro. Un ponte. Sam, mi ricevi? Ho indagato su Clifford Unger e volevo farti sapere che cosa ne penso. In breve, Unger era un agente delle forze speciali USA. E il suo congedo coincide all'incirca con il Death Stranding. Dopo il congedo è rimasto coinvolto in qualche modo nei primi esperimenti con i BP. Tuttavia, è morto prima che finissero. Sebbene le circostanze della sua morte non siano del tutto chiare, sospetto che questi suoi campi di battaglia siano sostenuti almeno in parte dai suoi persistenti legami emotivi. Rabbia, rancore, rimorso. Sono convinto che sia coinvolto negli esperimenti con i BP. Di questo sono sicuro, visti i suoi tentativi di rapire Lou. Cliff sembra intenzionato a riprendersi il nostro BB come se ciò gli restituisse la sua integrità. Che non solo è stato in grado di ritornare dagli abissi dell'inferno, ma anche di portarsene dietro una parte. Una cosa è certa, non è sicuramente una CIA. Dobbiamo scoprirne di più sulla sua morte e sul suo legame con gli esperimenti con il BP. Continuerò a indagare e ti terrò aggiornato, Sam. Carichi? E allora partiamo. Sam, non crederai alle cose che ho scoperto. Si tratta degli esperimenti con i BP, del loro vero fine. Stando ai documenti ufficiali, proseguirono in segreto per ordine della presidente Strand. Sviluppare dei rilevatori di CIA e prevenire le voragini.
Ogni progresso nel campo delle comunicazioni chirali o nella ricerca scientifica sulla spiaggia era considerato puramente secondario. Ma questa storia era solamente una copertura. La verità è, Sam, che in origine i BB dovevano essere catalizzatori per far funzionare la rete chirale. Furono integrati nelle infrastrutture delle Not City proprio per quel motivo. Ogni città che hai portato dalla nostra parte. Probabilmente fu proprio Amelie a installarli mentre andava verso ovest con la prima spedizione, portando avanti il piano di sua madre, compiendo un sacrificio dopo l'altro, in nome del progresso. La presidente Strand disse al popolo ciò che voleva sentire e fece ciò che riteneva necessario, così da riunire tutta l'America. Ma mi chiedo se il prezzo da pagare non sia stato la sua anima. La rete chirale è la nostra più grande invenzione, ma è anche il nostro peccato più abominevole. Non so davvero descrivere cosa provo. Forse sapendone di più di Cliff e degli esperimenti con i BB potremmo giudicare meglio. Mi farò vivo. Ehi, Sam, vedo che sei quasi arrivato a Lake Knot. Tieni duro! Facciamo tutti il tifo per te, finisci il lavoro e torna a casa. A ogni modo, ho fatto dei progressi in quella nostra indagine. Pare che Clifford Unger affidò volontariamente il suo neonato agli scienziati che conducevano gli esperimenti con i BB. Ma lo fece senza sospettare nulla delle loro vere intenzioni. È solo un'ipotesi, ma penso che quando Cliff scoprì i loro piani, cercò di riottenerne la custodia. Non ci riuscì. E il BB rimase all'interno del programma. In tal caso, avrebbe tutte le ragioni per provare rancore nei confronti della Presidente, la donna che permise tutto ciò. Sei d'accordo? Ma anche se la Presidente Strand è morta, non vuol dire che il suo odio sia svanito. No, credo che l'abbia trasferito sulla Bridges. Odia te, Amelie e chiunque sia vicino al direttore. E ora il suo odio lo spinge a scatenare l'evento finale, il Last Stranding, per porre fine al mondo che conosciamo. Altrimenti perché Cliff terrebbe in ostaggio Amelie sulla spiaggia? Sa di certo che è una EE. Non c'è tempo da perdere. Devi salvarla e anche il direttore. Eppure ancora non riesco a capire come abbia fatto a raggiungere la spiaggia di Amelie. Nel loro rapporto ci sono altri segreti. Continua a indagare. Hai un momento, Sam? Si tratta del direttore. Non avrebbe potuto raggiungere la spiaggia di Amelie se non avesse avuto un forte legame carico con la Bridges. È stata cancellata. Il suo nome, il suo passato, tutto. Non si può sapere chi fosse. Allora ho pensato a un'altra possibilità. E se non fossero Amelie e il direttore ad avere un legame, ma il direttore e Clifford Unger? E se fosse stato quel legame a permettere al direttore di saltare sulla spiaggia di Amelie? Un eventuale legame tra loro due potrebbe essere il motivo per cui Cliff ha preso in ostaggio anche il direttore. Ma anche in quel caso il dubbio principale non sarebbe chiarito. Come avranno fatto quei due a finire sulla spiaggia di Amelie? Sam, parla Hartman. C'è un'altra cosa che dovresti considerare. Un'ipotesi non del tutto infondata riguardo ai fini di Cliff. In qualche modo, per via della rete chirale, le nostre spiagge individuali hanno cominciato a fondersi fino a formare un unico enorme abisso. Se questo processo continuasse, c'è il rischio che le CA invadano il nostro mondo, andando a provocare un Death Stranding di dimensioni senza precedenti. Però i campi di battaglia di Clifford Unger e la mia spiaggia sembrano immuni a questo fenomeno. Appaiono del tutto isolati dal resto. Non si sono mai intersecati con altre spiagge. Ma se ci fosse un altro genere di spiaggia, una che esiste su un piano superiore, e fosse da qui che ha avuto inizio questo processo? E se la spiaggia è in questione? Cliff ha preso il direttore. Ma credo che il suo obiettivo fosse impossessarsi della spiaggia di Amelie per sfruttare il suo potere su tutte le altre spiagge e scatenare il Last Stranding. È l'unica spiegazione razionale per le azioni di Cliff. Ecco perché tu lo devi fermare.
Se Hartman ha ragione, allora siamo in guai seri. Usare la rete chirale e la spiaggia di Amelie per scatenare il Last Stranding. Higgs cercava Amelie per questo, no? Se è stato Cliff a istigarlo, sì, tutto torna. Con il Last Stranding potrà finalmente vendicarsi del mondo che l'ha privato della vita e di suo figlio. Tu lo devi fermare, Sam. Devi fare il salto verso la spiaggia di Amelie appena puoi. Raggiungila e salvala. È la nostra unica speranza. Altrimenti siamo spacciati. Lasciarvi soli. Non più. Io avevo sbagliato tutto. Tutto quanto. Diventare padre non mi ha reso pavido. Se l'ho capito solo ora. Non fare lo stesso errore. Sii te stesso. Sii libero. Capitano, devo chiederti di consegnarmelo. Sparagli! Ti ho dato un ordine, sparagli!
Bibi, ce ne andiamo da qui. Te lo prometto. Ridammi il mio bambino. Tu sei Clifford Unger. E tu chi sei? Sei tu il padre. Mi hanno detto che ti chiami Sam Porter. Ma tu sei Sam Bridges. Il mio ponte per il futuro. Sam, tu riunisci le persone. Sei il loro ponte per il futuro. Dai, Sam. Alzati. Vattene da questo posto. Non posso fare niente per tua moglie. Mi dispiace. Se la presidente mi dà degli ordini, io devo eseguirli. Devo farlo. Però in guerra eri tu il mio superiore. E la tua famiglia non si merita tutto questo. Perché mi stai aiutando? Se ti scoprono. Perché tu mi hai salvato la vita, capitano. E non solo una volta. Quando il comando ci aveva spedito in quell'inferno, sei stato tu a riportarci a casa. Sam, stai bene? Ho riletto i tuoi dati. Sembra che tu sia incappato in una supercella e sia riemerso un istante dopo dall'altra parte di Ground Zero, non lontano da Portal City. E come sono finito qui? Te lo ricordi, Victor? Ti ha trovato svenuto vicino al porto e ti ha portato qui dentro. Può darsi che il padre di Lucy sia Cliff. Ha detto, ridammi il mio baby.
È impossibile. Cliff è nato... Mi ha dato questo. Forse cerca di dirci qualcosa. A proposito dei baby, magari di come sono stati creati. Non mi sembrava che volesse farci del male. Sembrava come se volesse solo parlare. Ma hai detto che teneva prigioniero il direttore sulla spiaggia? Sì. Avranno dei trascorsi che non conosciamo. Loro e Bridget. È strano che tu dica questo. Ti dovrei far vedere una cosa. L'ho trovata negli archivi rovistando tra i fascicoli. Si tratta di un messaggio registrato dal direttore. C'è scritto «Nel caso non tornassi». Allora, questo messaggio è la mia garanzia, nel caso mi succeda qualcosa. È riservato alla Bridges. E spero davvero che siate voi a guardarlo. Ho ricevuto un invito da Amelie. Diceva che mi avrebbe portato alla spiaggia. Ma mi serviva questa bambola per trovare la strada. È una trappola. So che è così. Ma ho deciso di stare al gioco. E anche voi siete sempre stati al gioco. Sapete che la maschera nasconde ben più della mia faccia. Ebbene, anche Amelie è un guscio vuoto. Niente passato, niente tracce della sua esistenza, è un fantasma. E il problema con i fantasmi... Io non ho mai visto Amelie di persona. E voi? Mai vista in carne e ossa? Ho stretto la sua mano? Ho toccata? La squadra originale che avevamo inviato fu divisa in due gruppi. Amelie era con il primo. Mama e Hartman con il secondo. E non erano in diretto contatto con lei. Sì, il gruppo di Amelie fu decimato a Edgenoth City. Tutti a parte lei. Tutti quelli che potevano rivelare che non esisteva. Stronzate. Lei esiste, io l'ho toccata, capito? E anche lei... Beh, io ho solo interagito con il suo ologramma. Te lo ripeto, io l'ho vista di persona. Tante volte da bambino. Sì, ma sulla spiaggia. Ecco cosa ha detto la presidente di sua figlia. Amelie nacque sulla spiaggia. Mentre il suo K rimase lì, il suo A giunse in questo mondo. Questa separazione di corpo e anima le fece passare gran parte dell'infanzia in ospedale. Se la sua salute era scarsa, i suoi livelli di Dooms erano fuori scala. I suoi talenti sovrannaturali si moltiplicavano man mano che cresceva e superava i propri limiti. E già all'età di 20 anni, poteva andare e venire dalla spiaggia corpo e tutto. Ed è lì che iniziò a passare tutto il suo tempo. Ora, se voi volevate parlare con Amelie, era tramite ologramma o niente, per volere della presidente. Ho giurato fedeltà alla presidente e all'America. E per me la sua parola era legge. Quando mi disse che Amelie era sua figlia e la migliore candidata a succederle, io le credetti. Ma con gli archivi ripristinati non resistetti e approfittai delle mie credenziali d'accesso. Ed è così che ho scoperto che Bridget aveva avuto un tumore all'utero dopo i 20 anni e non poteva avere figli. Capite? Non vi quadra, vero? È impossibile che Amelie sia la figlia biologica di Bridget. Da dove viene, allora? E chi è? È una persona reale? Possiamo essere sicuri che Amelie sia un'entità istintiva, se non sappiamo nemmeno che Amelie sia Amelie? E la teoria E.E. potrebbe essere una stronzata.
Ma se non lo è? Se è lei la causa del Death Stranding, allora devo accettare il suo invito. Ho caricato la pistola con emoproiettili, con il sangue di Sam. Connette la pistola a lei, a me, a lui, a tutti noi. Questo significa che posso portarla con me sulla spiaggia. Fermerò quello che lei ha iniziato, fermando lei. Un'ultima confessione. Sono solo un uomo. Niente poteri, niente di speciale. Non ho le Dooms e neanche sono un riemerso come Sam. Non so un bel niente sulla morte, non l'ho mai provata. Però sono stato all'inferno. Ogni campo di battaglia era un inferno. Ma per quanto terribile fosse, non sono mai morto. Perché io non ho fatto altro che fuggire dalla morte. Beh, ora devo andare. Amelie mi chiama. Bridges, non mi abbandonare. Dopo averlo registrato, il direttore è saltato sulla spiaggia. O meglio, Amelie ce l'ha fatto andare. L'ho visto. Ho visto puntare l'arma contro Bridget. Cliff è arrivato e l'ha portato via. Credevo fosse andato laggiù per affrontare Amelie. Sì, c'era anche lei. È stata lei a farmi uscire. Ah, ora tutto mi sembra chiaro. È incredibile che non ci sia arrivato prima. È stata Amelie! Che è successo? La rete chirale ci ha mollato. Secondo Lochne, tra non molto sarà proprio inutilizzabile. Tutto quel lavoro è stato per niente. Fammi finire quello che stavo dicendo. Glielo dico io. Fragile. Che faccia, dovresti riposare. Lo so. Dovrei dirti una cosa. Ho fatto una chiacchierata con X alla spiaggia. Non ci ha messo molto a parlare. Ha detto perché ti ha tradito. Ha ideato lei questo piano. Cosa? Lei era il loro capo. I terroristi, le voragini, tutta la storia dell'estinzione. Amelie era dietro tutto quanto. Lei non c'entra un cazzo. Lo so che non ci puoi credere, ma conferma ciò che Die Hardman ha detto. Higgs mi ha tradito per colpa di Amelie. All'inizio lui voleva espandere i suoi territori e il mio potere gli era utile. Ed è così che ha iniziato a lavorare per me. Non era un terrorista. Voleva raggiungere più. Poi arriva lei con capacità molto maggiori delle mie. Cavolo, controllava persino le CIA. E Higgs decide di seguirla. Ed è allora che l'ha reso un fattore di estinzione. Amelie gli ha dato il suo potere? Sì, ne ha fatto il suo Homo Demens. E allora, Bridget, mi spieghi cosa ci faceva sulla spiaggia? Hai una risposta pure per questo? Lo so che è dura da mandar giù, ma Higgs ha ammesso che Amelie è un'entità istintiva. Ho visto la sua capsula e non c'era nessun BB lì dentro. Guarda invece che cosa c'era. La stessa bambola che aveva Die Hardman. Questo è il loro Bridge Baby. L'idea che i terroristi ripresero la tecnologia BB e la Bridges decise di imitarli è un'idiozia. I loro metodi e i tuoi sono completamente diversi. Il tuo BB ti collega al mondo dei morti. Questa li collega ad Amelie e alla sua spiaggia. Lo sai chi altri aveva bambole come questa? Cliff. E le portava sui campi di battaglia. Cliff, Higgs e il direttore. Tutti e tre sono stati cooptati e controllati da questa entità istintiva. E chi è questa E.E. in realtà? È Bridget? È Amelie?
Secondo me le risposte si trovano sulla spiaggia. Vediamo che vuole e perché. Se noi riusciamo a venirne a capo, magari possiamo ancora impedire il Last Stranding. Tu devi trovarla, Sam. Sì, chiunque lei sia. Oh. Lei ti aspetta sulla spiaggia. Sbrigati a tornare a est. Sarò breve. C'è un incarico per te. La salute di Fragile sta peggiorando. Se entra in coma, non è da escludere che la sua anima rimanga arenata sulla spiaggia. Ha bisogno di criptobionti e in fretta. Per fortuna la Fragile Express ne ha una scorta a Port North City. Dovresti prenderne un po' quando passi di lì. I dettagli li trovi nel terminale di sopra. Ti prego, Sam, è importante. Che giorno è oggi, Bibi? Oggi sarebbe un giorno molto speciale se tua mamma non fosse. Non sei ancora nato. Ma più candele abbiamo, meglio è, giusto? Presto per te arriverà il momento di venire al mondo. Te lo prometto. E allora faremo una grande festa. Sei tornato. Sarà stato un viaggio complicato, specialmente da solo. Ora tutta la squadra è di nuovo insieme. Tutta la squadra? Anche Die Hardman? Tutto quell'andare e venire dalle spiagge in così breve tempo. La materia chirale ha contaminato le cellule, di fatto causando un jet lag a livello molecolare. Di conseguenza ha alterato i suoi meccanismi omeostatici. Non temere, non è affatto in pericolo, ma ha bisogno di riposo. Ma allora dov'è il direttore? Lo stanno curando in un'altra stanza. È stato ritrovato a terra fuori dall'area di isolamento. Come te quando tornasti dalla spiaggia di Cliff.
anche dopo la contaminazione, ha bisogno di parecchio tempo per riprendersi. Sam, ce l'hai fatta. Hai fame? Grazie. Vedo che hai ancora bisogno di me. Chi l'avrebbe detto? Comunque, il tempo stringe. Dico bene? Sam è tornato. Il grande messo. L'unico che può raggiungere la spiaggia di Amelie. Non sei in condizioni di farlo. Non dovresti farlo tu e neanche Sam. Durante le mie ricerche della spiaggia di Amelie, sono giunto a una scoperta straordinaria. Se le spiagge fossero un multiverso, la sua sembrerebbe esistere su un piano più elevato del nostro. Io posso andare sulle spiagge degli altri, ma la sua è impossibile da raggiungere. È invisibile, inaccessibile, anche per Fragile, temo. Immaginatevelo come un sistema circolatorio, se volete. Ognuna delle nostre spiagge è un singolo capillare, ma la spiaggia di Amelie è il cuore che pompa sangue a tutti gli altri. I capillari sono subordinati a un grande organismo. Organismo governato dal cuore, che detta la direzione, che detta il flusso, che detta tutto quanto, controlla tutto quanto. Non lo capite? È lei che ha il controllo. Tu puoi provare a viaggiare controcorrente e a raggiungerla, ma una volta laggiù, se lei non volesse lasciarti andare, se lei volesse tenerti con sé, può farlo. Fragile e Die Hardman sono fuggiti dalla sua spiaggia. Per noi non credo sia stato diverso rispetto a te. Non me ne sono andata per mia volontà. Ci sono stata costretta, espulsa, diciamo, da lei. Costretta? E perché? Questa è solo una teoria, ma... lei vuole te. Vuole che torni da lei. Il suo ultimo desiderio, non ti pare? Allora è così, eh? Amelie è l'E e questa è la sua ultima mossa. Tanto per chiarire, per fermare il Last Stranding e riportare a casa la pelle, devo tornare alla sua spiaggia e farle cambiare idea. È come ho detto. Esatto. Lo so che sembra un cliché, ma sei l'unica speranza. Ma francamente, dubito che tu... Se non la farai ragionare, allora dovrai ucciderla. E se la ucciderai... salverai il mondo, ma poi ne rimarrai tagliato fuori. Per sempre. Tanto vale ufficializzare la cosa. Sei pronta a consegnare il pacco? Parlerò con lei. Forse mi ascolterà.
ma per come è ridotto il pianeta, ritarderemo solo l'inevitabile. Eppure, se guadagneremo tempo per creare qualcosa di meglio, una prospettiva di vita, almeno per un altro po'. Penso a una donna che ha dato il meglio in un'occasione simile. Niente dura per sempre, neppure il mondo. Ma dobbiamo preservarlo. Tappare i buchi, cambiare i pezzi, cose del genere. Così potremo dire che ci è andata bene, che abbiamo vissuto. Però non ti piaceva maneggiare le cose con cura? Perché era già difficile tenere insieme la mia vita. Quando ci siamo visti alla grotta non mi importava altro che sopravvivere fino al giorno dopo. Di sicuro non mi importava dell'America o del futuro. Vivevo una menzogna, tormentato dai rimpianti. Ero a pezzi. Ma da un certo punto in poi ho iniziato a cambiare. Ho incontrato persone che mi hanno fatto pensare che non tutto fosse da buttare. Persone che hanno avuto fede nel futuro e in me. Che hanno tenuto accese le luci in attesa della speranza. Perciò io devo farlo per il loro bene. Anche se significa non tornare più indietro? Sarò fottuto anche se non lo faccio, no? Prenditi cura di lui. Certo. Non ho trovato madri esanimi a est di Port Knot City. Ha fatto fin troppo. Ora basta. D'accordo. Farò del mio meglio affinché si rimetta in sesto. Aiutami a trovare Amelie. Avvicinati a lei, Sam. Pensa a lei. So che le vuoi bene. Le vuoi bene!